Un tweet per dare una speranza all'aeroporto di Reggio Calabria. Il ministro Toninelli fa sapere attraverso il sistema di comunicazione Lampo che Alitalia potrebbe ripristinare i voli dalla città dello Stretto per Milano e Roma. Stiamo lavorando con impegno, twitta il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, per ottenere questo risultato. Un rilancio sarebbe autentica manna per lo scalo Regino, che ha più volte rischiato la chiusura e che dallo scorso anno è sotto la gestione di SACAL, la società che gestisce l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. E proprio al presidente del consiglio di amministrazione di SACAL, De Felice, si è rivolto il sindaco della città metropolitana Falco Matà nel corso di un vertice al quale hanno preso parte anche altri esponenti politici, dirigenti della città metropolitana e tecnici. Il sindaco Falco Matà ha sollecitato De Felice, e bisogna dire che ha trovato immediato riscontro, affinché si possa avviare un percorso di rilancio dell'aeroporto Tito Minniti. Già dalle prossime settimane ci potrebbero essere segnali importanti, e il tweet del ministro Toninelli suona in realtà come una conferma, o comunque come una parziale idea che qualcosa si sta muovendo e che risultati positivi potrebbero esserci in un futuro prossimo.